Faccia a tutti ragazzi, qui è Canubo, bentornati uno io, bentornati in una nuova The Challenger is Time. Allora, vi devo dire un paio di cose, sono di 2 a 0 punti e se perdo torno di 3, quindi cerchiamo di non perdere, è la prima cosa. Seconda cosa, minchia quanti gente senza bordino qua, siamo tutti flemmoni, flammoni. Seconda cosa ragazzi, questo pomeriggio ci sarà un video, sempre un gioco per la PlayStation 2, in molti mi hanno chiesto di portarlo e io ho deciso di portarvelo, quindi mi raccomando, oggi alle 19 non perdetevi il video. E un'ultima cosa, mi servono nuove miniature della The Challenger Inside Me. Ora, non so se le volete fare, volete provare voi, inviarmeli sulla pagina Facebook per vedere se vanno bene o meno. Se no, stoppo un attimo a The Challenger Inside Me per una settimana per cercare, diciamo, di fare queste miniature. Allora, vediamo qua. Ezzano Fervor, Zilean Smite. Forse è il new meta Zilean Smite. Potrebbe essere, non è un troll. Potrebbe essere, a meno che non è main jungle e si è ascoltato le gambe delle summoner. Andiamo a vedere subito. Sicuramente mi pare più. Potrebbe essere anche che vuole provare Zilean mid. Cioè Zilean mid con lo Smite, perché no? Ci sono sti pick out of meta, vediamo. Lui è mina, mid è top, quindi no, ha preso proprio Zilean con lo smite. Ci può stare, perché no? Se vuole provare nuove stuff, nuova roba. Ci sta. Però ci può stare, ragazzi. Allora, vediamo un attimo se ha già altri match con Zilean con lo smite. No, non ha match con Zilean con lo smite. Mi sa che ha proprio miscliccato invece, ragazzi. Mi sa che ha miscliccato. Allora, abbiamo un midlaner molto aggressivo che è Zed contro Zilean. Però Zilean pusha la wave abbastanza veloce. Soprattutto che la pusha veloce Zilean. La wave. Anche la ulti in late game. Si è fatto, ha iniziato proprio di item. No, forse l'ha fatta apposta. Morgana è un bel counter nostro. È un bel counter. Perché mette lo spell shield e noi magari non riusciamo a fare la combo. E questo è pretty bad. Ecco, qui Lucian si è mangiato un altro attacco. Lo poteva fare su Morgana. Attacco questo qua con più vita in modo tale da fare più danno. Ok, porto la W, forse avrei dovuto portare la E. Ma la W va più che bene. Resto qua dietro nel caso in cui ci fosse Kindred che, diciamo, potrebbe tentare un gank. Tutti e due non hanno messo dominio, sia Zerial che Alist, che Lucian. Ok. Yeah. Lucian ha missato uno e Zreal anche se prende questi tre. Però nel caso in cui non prendesse questi tre, uno l'ha preso. Un po' di Arras, buono. Buono top. Forse double kill per Poppy? No, buono, benissimo così. Non usare la Q perché sennò sprechi troppo mana. Ok. Vado a guardare un attimo dip la giungla. Avversaria, visto che è morta loro jungler, posso permettermi di andare a guardare qua, in modo tale da vedere se loro jungler voglia gankare bot dopo il gromp o qualcosa comunque. Facendo così, lascio pure un po' di expo a Lucian. Hello. Se avessi fatto la combo su Ezreal, diciamo, poteva doggiarmi alla DE o comunque scappare, quindi per questo ho preferito aspettare a fare su Morgana. Mi sono tenuto la stack della passiva, vedete che entra, eccolo qua. Mi sono tenuto la stack della passiva. Ora uso la pozione per avere un po' di mana back.
Kindred sta andando i wolf. Mi sono tutto la stack della passiva appunto perché adesso c'è il cannone. Ok, vedete. Vedete, Lucian ha fatto il livello 4 prima di loro. Qua ho parlato della Q di Ezreal. Lucian ha fatto il livello 4 prima di loro, io faccio il livello 4 adesso. Quindi il mio Lucian in questo momento ha più... ha più esperienza di loro. Ora, quello che voglio capire è, lei non si maxa più su Alistar perché l'hanno nerfata, giusto? O qua. Metto la ward qua nel caso in cui Kindred si volesse fare, diciamo, il granchio. E aspetto qua. Bello, bello Lucio. Ho aspettato qua per dare un attimo un po' di pressure anche in mid, magari, o comunque dall'altra linea dei Rodium e Salistar, stiamo attenti. E allo stesso tempo facevo stare in sicurezza Lucian, perché nel caso in cui avesse ingaggiato, Lucian sapeva che... sto sempre vicino a lui. L'ha smitato. L'ha smitato il bastardello. E si è preso il primo stack. Forse è già il secondo, credo, non lo so. Come sta andando la farm? Oh, lui ce ne sta fumando di più. Ok, Morgana ha preso un minion di Ezreal, il che va benissimo. E volevi prendere sto minion? Abbiamo fatto fallare il minion di Ezreal. Lucian deve wardare, cazzo. Lucian ha due ward, perché cazzo non warda? No, non voglio wardare perché c'è George, poi magari vedono che... che ho wardato. Ok. Morg exhaust. Secondo me qua addirittura possiamo rimanere, sapete? Possiamo rimanere perché Ezreal non ha mana, Morgana non ha l'exhaust, però lui c'è una Lial, giusto? Perfetto. Perfetto. Buono, mi hanno fatto fregare un flash Ezreal e ora per tutta sta farm. Buonissimo. Buonissimo veramente. Buono, buono, buono. Gli ho fatto bene andare direttamente W. Facciamo così, una pink. Ok, gli ho fatto bene andare subito W, sapete perché? Non ho comprato il Catross. Perché tanto, se invece avessi cercato di avvicinarmi di Q, magari mi avrebbe preso Morgana e avrei dovuto usare la ulti. Invece così... l'ho semplicemente fatto flashare e va bene così. He got his tier really late. Yeah, that's good. 3 mid. Zillion stava solo farmando.
Io vorrei andare a guardare un po' deep, però. Qui in realtà non ci sarei dovuto andare perché non avendo il flash potevano chiudermi abbastanza facilmente. Però non c'è problema. Lei ha la Sykeston, ha messo tutte e tre le ward, quindi probabilmente sarà guardato anche qui in questo bush. Kindred topside. Ok, va bene così. Buono. Mi sono messo qua davanti perché volevo parare le skill shot di... Che magari il cannone però lo volevo prendere anch'io. Che cazzo? MB, lo so, mate. Lo so che è tuo bad. Boh, gli ho dato la kill a Morgana e non ho dato l'assist a Ezio, quindi, diciamo. Però come on, my boy, Lucian. Poi lui che mi ha pingato di Deva, io non sinceramente non ci avrei levato. Però mi ha pingato di Deva, c'è il tuo cazzo, questo sarà sicuro di te se Namush. E invece boom, è morto. Ah, hai capito? Alla fine è buono perché comunque il vantaggio che si è preso con quella kill lo sta portando adesso con i creeps, quindi. I Rom Luce, try to freeze. Oh, oh, oh. Eliza, Eliza, mamma mia. Ok, perfetto. Morgana sta qua. Ah, lui ci ha fatto un bella rasa sul trial. Don't worry, adesso tiro fullo io. Con l'ita. E la mia cura. Morgana è così. Non so se abbia guardato almeno qua. Oh, ha preso il... Ok, continuiamo a curare Lucian. Ma serve più o meno questa quella che in realtà lui, però vabbè. Tu guarda, ce l'abbiamo un intoria. Vabbè, l'ho affillato, che devo fare? Oh! Zef, buono. L'ho bedati, diciamo, un pochetto. Volevo andarci, però Lucian, se aveva paura. Non lo so.
Vabbè, io avrei probabilmente avrei fatto la mattata flashando qui, facendola qui. Comunque abbiamo preso. Abbiamo tenuto King Dead in bot e abbiamo preso il flash di Ezreal, quindi molto buono. Perfetto. Ora allora, però non ci morire come uno stronzo. Eie, eie. Dai che non ho ripreso la pink, cazzo. Ritorno in base adesso, non voglio. Morgue coming bot. C'è Morgana. Mica Elise, cazzo. Elise è un po' squadrata. Non è che stanno a fare questo? No. Controlla qua. Perfetto, immaginavo ci fosse nessuno pink. Può essere che c'è una pink anche qua? No, perfetto. Non c'è nessuno pink. Forse su Zilean ci possiamo andare? Nice così. Potevamo, potevamolo. Vaffanculo. Vabbè, se il team mio... Dai, è così, zio De Cristo. Nice in that way. Il bot in teoria dovrebbe stare a posto, Lucio. Anche questo. Sorry, lol. Sozzo. Non volevo stillarla. Vabbè, stiamo facendo ottimi ROM, ottimi dive. Ok, arrivo. Però c'è Zilean qua. Ora gliela do già andando più avanti l'altra bomba. Lo credo. Oddio! Nice, Eru! Immortalize, però abbiamo preso il drago e ci siamo... Abbiamo fatto uno per lui. Non è che mi arriva in base, poi. Ok, è passata. No, vorrei che poi se avessi regalato mi sarebbe arrivata la ulti di Ezreal in base. Questo no. Mobility o Sweetness Mobility. Cambiamo Trinket, ci prendiamo un'altra pink, andiamo a guardare topside. Due qua, hanno Morgana, quindi magari il Crucible potrebbe essere molto utile per il nostro AD Carry. Di solito con Alistar è molto buono il Locket perché così andrete a tankare sempre di più, però guardate i CC che hanno, lo CC di Zilean, magari anche lo Slow di Ezreal, anche comunque se è continuo, diciamo, per quel secondo in cui glielo posso levare quello Slow, magari si salva, non lo so, proviamo. Ma chi sono? Chi sono? Il solo è l'unico.
che sono il solo e l'unico. Questo Alistar. Alistar MVP. Ragazzi. I know. Yeah, la bomba ti ha levato un pochetto. I know. This Alistar boys. So fucking good. I know. Ho messo la mica qua dietro perché è molto difficile da sgamare, diciamo. E soprattutto copre, visto che abbiamo la torre top presa, molte vie per la quali l'ordine può essere un mare top, ok? E per questo ho messo anche un'altra ward qua. Perché se passa di qua magari non li vedo, forse la devo mettere un po' più di qua. Però almeno se l'ho messa qua in mezzo, così vedo anticipatamente cosa vogliono fare per questa via. Se c'è qualcosa qua, mettiamo una ward qua, rimettiamo. Ma che ha fatto dire? Vabbè, là. Buono. It's okay. Ah, di shit. That was my mistake. Ah, ho sbagliato io. Allora, fatemi pensare. Hanno un bel po' di danno a D, quindi credo che sia arrivato il momento di farsi la frase nerd addirittura. Forse il guanto del gelo. Ci potremmo fare il gauntlet volendo. Mi sono fatto il crucible, ve l'ho detto, perché hanno una marea di CC e magari un po' di vita data in più a uno dei miei alleati potrebbe far comodo. Però il Loghat pure ci dà altro shield. Però di AP chi è che fa danno? Zilean, ma se becca le bombe, basta. Facciamoci il Gauntlet, così riusciamo a fare anche qualche danno. Noi abbiamo le skill leggermente prima. 20% cooldown, però un po' buttato. Frozen Earth forse è meglio. 90 armor. Riduciamo la attack speed ad aria, così Riven non può fare i reset. Niente, sì. Frozen Earth. Facciamoci il Frozen Earth, dai. Ha flashato quindi. Ma lasciasse il drago. Tutti qua. Tanto per usare push out bot, top, noi ci mettiamo qua e aspettiamo. Tanto qualche stupido che passa per di qua c'è sta per forza. Ci sta sempre in solo che qualche stupido che dice ora li chiudo, xd xd. Maybe not. Oh. Ok, Baron. Io mi farei il Baron. Secondo me ce lo possiamo fare. Zed mid.
Ari. Oh my god. Elias, questo era brutto. Avessimo preso il Baron e un Ace, ragazzi, sto game sarebbe finito. Meno male che abbiamo killati tutti, così nessuno di loro ha il Baron. Abbiamo killati tutti, vero? Abbiamo fatto Ace, quindi sì. Però, come on, Elias. Questo è brutto, cioè, gli ha stilato rimandi ulti, eh. Meno male che poi hanno continuato a fallare, perché se solo uno di loro fosse rimasto col Baron, sarebbe stato worth un casino. Meno, cioè, in questo caso abbiamo reso la situazione impara. Nel senso che nessuno ci ha guadagnato nulla. Però è più worth per loro questa cosa, perché sennò noi avremmo probabilmente finito il game. Ragazzi, ma che cazzo sarà fatto? Top Z. Take T2 bot. 100S Crucible. Qui non è wardato, quindi sto semplicemente qua per dare un po' di vision. Bot. Ma allora non possono pushare mid, se pushano mid la finiamo praticamente. Cazzo pushano mid questi. Oh. Oh! What the fuck, Lucia? Zed è morto. Ma questa è brutta. Is Zilean a split pusher? Non lo so, questo è un troll della Madonna. Sono andati in due su Zilean a buffo. Ma ci morrono là, tutti e due ci morrono. Sia Ryze che Poppy. Just let him mid and we go. Non lo so. Ma no, non è flame, era solo per capire perché certe cose. Bello. Holy shit, nice. Good job, boys. Bot e mid. Top quanti HP ha? Fu, probabilmente quindi Zed non ha preso niente. Forse lì non dovevo flashare, che tanto sarebbe stato inutile lo stesso. Il flash me lo dovevo tenere. Però, come on, cioè, qua è stato un errore veramente grave. Qua hanno fatto un errore gravissimo. Ragazzi, andare a difendere contro uno Z. Uno Zilean che sta pushando. It's ok, man. Ora quello. Ma perché Lucian è andato a rosso? Io. Lucian mo che è andato a rosso. Ma veramente certe cose non riesco a capirle. Io ho l'exosperiven adesso. Ok. Sono rimasto in vita. Prima.
Secondo me vuole qualcosa di più di 5 secondi perché ho tutta la ultima, sono attaccato. Io sono rimasto in vita, ragazzi, per... Sono stato 15 secondi minimo qua, fa avanti e indietro. 15 secondi. Lucian si è fatto i cracks. Non riesco a capire perché non... Adesso mi faccio Logat perché Zilean anche fa abbastanza danni. Ok. I'm coming, boys. Io andrei via da là. Hanno Zilean, non possono, hanno Wave Clear. Io andrei via, se il Mombo Gun prendono Snare così a buco. So cazzi loro. Se non ci ho stressato col bar. La riguardiamo per il baro. La nostra pinca sta ancora là, bella bella. Guardiamo per il baro, regaliamo. Abbiamo bisogno del drago e del Nashor più uno. Regaliamo e torniamo al Nashor. L'ho regalato perché avevo finito le ward sulle Saxton. Abbiamo veramente tutto wardato, guardate, ho wardato qua, 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 tutta questa zona è wardata, quindi... Morgana ora riesce a clearare solo o questa di ward. Ah, ha sgamato la pinza. Però questa non l'ha vista allora. Drago, 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 drago. Hanno dei bei disengage loro. E se uno ingaggia, c'hanno Morgana che potrebbe disingaggiare. Uno top. Uno top. Pressure mid, all bot and poppy top, ok? Ok, nice. Allora, quello che faremo adesso è mettere la pressure sulla mid, in modo tale che se noi andiamo bot e top, loro non possono pushare mid, ok? Questa è l'idea. Così non abbiamo preoccupazioni della mid lane. La mettiamo sempre in pressure e loro non possono fare nulla. Pushiamo bot mentre poppy pusha la top. Oh, Riven è morta, Riven è morta. Nice. Poppy va a slow pushare probabilmente. Infatti, eccolo qua. Cioè, quanto può essere stupido uno come Lucio? Da 1 a 10, quanto può essere stupido uno come Lucio? In questo momento, cosa sto facendo? Sto mettendo pressure in mid. Ok, la possiamo finire, ragazzi. Andate via, dai. Ormai. Li potevamo killare, non capisco perché se ne siano andati, però vabbè. Le regole del gioco. Abbiamo fatto un'ottima cosa, abbiamo preso i due inibitor laterali. E che cosa ci comporterà questo? Questi due inibitor laterali ci comporteranno
una cosa stupenda. Ok, perché adesso Zed può andare liberamente top e spruppusciare e non andare tutti mid. Appena la Wave top andrà qua e la Wave bot andrà qua, loro se vogliono difendere la mid perderanno le torri del Nexus. Ok? Quindi non possono. Non possono difendere. Questa è una bella cosa. In solo queue poi non c'è organizzazione. Contate che queste cose, già gli LCS, prendiamo la vita. Già gli LCS, ragazzi, queste cose sono difficili da tenere. Voi pensate in solo queue quanto può essere difficile. Hanno portato Kindred. Lucian è morto, ma Lucian non ha la possessa. Vabbè. Vabbè. Ulti di Zilla. Minchia Lucky. Ora perdiamo la partita. Lucia nel suo positioning. Io non uso l'exhaust niente perché... Che va bene, Poppy potrebbe rippare lì a mezzo. Adesso ora perdiamo la torre dell'inhibitor. Ma forse non è stata una buona idea, sapete? Forse non è stata per niente una buona idea. Se loro prendono anche quest'altro torre del Nexus, sì, è stata una buona idea. E la perdono, la perdono, la perdono, sì. La perdono, cazzo. Toccate questa torre del Nexus, dai. Worth, worth, perché adesso noi l'unica link che dobbiamo gruppare, in cui dobbiamo gruppare, è la link che loro hanno l'inhibitor. Sapete questo vuol dire? Che abbiamo vinto. Questo vuol dire. Ok. All mid. Wait me. All mid. Gli inhibitor tra poco gli spawnano, però non adesso. E neanche la wave dopo. Perfetto. Quindi abbiamo due wave di inhibitor pieni adesso che Morgana è morta. Sapete che vuol dire questo? Che il game è chiuso. Io ho anche il flash per fare un deep engage. Non posso difendere perché c'è anche questa wave qua con Super Minion. Quindi è buonissimo. È buonissima questa situazione per noi. No, Zed, Zed, per favore, invece di andarti a fare il bro. Ora, l'unica cosa che devono fare loro è morire. Se muoiono in questa situazione. Se muoiono in questa situazione, mi incazzo. E qua, ok, gli so. Zed sta accesando. Adesso i minion tengono qui i minion là. Gli inhibitor però li stanno respawnando, quindi fimei. Inhibs up. Ragazzi, dovete farvi gli inhibitor. Comunque veramente, cioè, sta partita non andremo a perdere, ne so, eh. Questa partita la andremo a perdere. Inhibitors up. Questa partita la andremo a perdere, ragazzi. Oh, è uscito questa partita. Oh. Molto brutta questa partita. È molto brutta questa partita. Andrà a finire molto male. Non so se riusciamo a vincerla questa partita. Ce la dobbiamo lasciare subito perché Riven ancora è morta. Avrà il TP, può darsi. Ah, questo Coat, forse ci vince la partita.
Nice, bot. Qui. Bot. Bot and back. Un inhibitor lo dobbiamo prendere per un po' di pressure. Ok, back. Io il locket ancora non lo devo chiudere. Adesso andiamo tutti dopo, tutti mid. Comunque, un inhibitor lo dobbiamo prendere per un po' di pressure. Ci serviva per forza un inhibitor. Guarda, top, non lo so. Siamo in una situazione del cazzo. Vedete come stanno rimontando, ragazzi? Vedete, pian piano? Poi hanno Zillian, Kindred, hanno un team veramente forte. Top. Lucian lì proprio no, non serve a un cazzo, ragazzi. Non posso rimanere qua perché non ho ward qua. Loro vanno mid però, ragazzi. No. Uno top. E Zira, vabbè, push up. Pushiamo anche quest'altra wave mid. Vai, top. Sono chiusi. Non possono difendere sta inhibitor. Mamma mia, che partita, oh. Holy shit. Lucian ce la stava a far perdere. Lucian, quality player. La stava facendo perdere da solo. Comunque, ragazzi, vi ricordo che questo pomeriggio alle 19, nuovo video sul gioco da LoL 2. Ciao a tutti, ragazzi, che ne rubo. Ciao.